L'assemblea pubblica che si è svolta in forma remota per convincere il Ministero dello Sviluppo Economico ad aprire un tavolo istituzionale sulla vertenza dell'industria Maccaferri di Bellizzi è stata preceduta nelle prime ore della mattinata di oggi, sotto il vigile controllo delle forze dell'ordine, da un incontro fisico avvenuto davanti ai cancelli dello stabilimento di Bellizzi, dove i vertici aziendali hanno comunicato l'intenzione di cessare del tutto le attività. Promosso dalle organizzazioni sindacali, l'incontro con i lavoratori ha ricevuto il supporto fisico di diversi rappresentanti politici, in primis il deputato del Partito Democratico Piero De Luca e la parlamentare del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti. Lo Stato, il nuovo ministro, non ha ancora assegnato le deleghe perché sia convocato il tavolo aziendale, che è l'unica sede all'interno della quale potranno essere messe tutte le carte sul tavolo e qui l'azienda dovrà dare delle spiegazioni assolutamente. Ci sono delle perplessità che vanno chiarite. Questo è un settore, quello in cui opera la Maccaferri, che non è assolutamente in crisi. In più, in un momento in cui tutte le forze politiche sono impegnate ad evitare i licenziamenti, qua si chiude direttamente tutta la fabbrica. E infatti da parte del governo Conte ci sono stati degli ingenti stanziamenti, parliamo di 11 miliardi di euro, quindi voglio dire assolutamente l'azienda, come dicevo, dovrà dare delle spiegazioni perché noi, il governo ha ritenuto di dover investire in un paese, in una nazione come la nostra che proprio per conformazione soffre congenitamente di questo problema del dissesto idrogeologico. Presente naturalmente anche il primo cittadino di Bellizzi, Mimmo Volpe, accompagnato dal figlio Andrea, consigliere regionale della Campania, che ha rimarcato l'importanza dell'azienda che ha un legame storico con il territorio di Bellizzi. Mimmo Volpe ieri ha scritto anche al Ministero dello Sviluppo Economico per sollecitare l'apertura di un tavolo che possa affrontare a livello nazionale la vertenza del gruppo che registra su tutto il territorio la crisi di diversi siti produttivi. Ho detto li accompagnerò ovunque purché ci sia con la ricollocazione dei lavoratori, perché ogni posto di lavoro che perdiamo è un colpo al cuore, si impoverisce sempre di più il nostro mezzogiorno e non lo possiamo consentire in questo momento. L'obiettivo dell'assemblea di questa mattina è aprire un tavolo di confronto a livello ministeriale e c'è l'impegno di tutte le sigle sindacali e naturalmente la speranza dei lavoratori. Che noi non possiamo né tollerare né consentire a nessuno che un altro pezzo di produzione del ramo dell'acciaio vada via dalla Campania e dal Mezzogiorno. Il Mezzogiorno è strategico così come è strategica la produzione dell'acciaio. Qui noi chiederemo in primo luogo all'azienda non andare avanti sui licenziamenti e comunque di vagliare tutte le ipotesi possibili per una continuità occupazionale. Noi dopo tante vertenze che siamo stati in regione, siamo stati a Salerno dal prefetto, fino adesso timidi segnali dalla politica. Spero, forse perché siamo pochi, siamo 32 operai e non facciamo rumore come altre aziende, però come ben sapete nel nostro territorio aziende di 400 operai non ce ne sono e oggi come oggi va tutelato fino all'ultimo posto di lavoro, perché in questo momento se perdiamo il posto di lavoro qua non so noi che fine faremo.